Radio Manamanà. All news. All music. Ok, siamo tutti qui a Radio Manamanà. Tutti i nostri cuoricini stanno qua insieme a Giada De Miceli, che schiarisce i nostri cieli. È lei che porta il nostro gossip più su. È la sua trasmissione, non succederà più. Non succederà più. Eccoci ancora qui diretta su Radio Manamanà All News All Music. In questa domenica 27 aprile sono le 17:19. E allora regia, partiamo con la loro sigla per favore, eh? Perché è arrivato il momento di iniziare. Perché i social sono in tilt, sono migliaia i loro fan connessi oggi, i Palmarota, eh? E il nostro streaming continua a salire, loro sono la coppia più amata e solida di questa edizione di Uomini e Donne. Hanno tenuto milioni di persone incollate al video per guardare la fantastica storia d'amore che li vede protagonisti. Giovani, belli e follemente innamorati, direttamente da Uomini e Donne, in esclusiva per Non succederà più, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. Eccovi, ragazzi, benvenuti. Salve, salve. Allora, più vicino ci mettiamo, così okay. Vi sentono bene. Vicini, vicini, eh? Aspetta. Allora, cari Palmarota, vi dico che sono bellissimi e sono innamoratissimi, perché sono arrivati qui da pochi minuti e già baci, insomma, ci hanno raccontato dei piccoli aneddoti, eh? E quindi è veramente bello averli qua. Ragazzi, come state? Io bene. Tu come? Alessia, no, non è che vero, sennò io sentono solo Aldo. Eccomi, io sto benissimo insieme a lui, quindi stiamo bene. Sì, state sì, bene sì. e si vede. I Palmarota, che sono i vostri fan, lo sapete che ovviamente che si chiamano sì, così. Sì, ce ne stanno di varie, diciamo, hanno vari nomi. Ah, come si chiamano gli altri? Palmarota, Aldessia. Purciari. Purciari, ecco, questo è un altro dei termini, eh? Da dove nasce questo Pulciari, Alessia o Aldo? Nasce da una mia battuta un giorno in negozio e riferita ad una persona, e da lì è uscito fuori sto Pulciari. Sto Pulciari. E me l'hanno accreditato pure, eh? Non c'entrava niente questa cosa, però vabbè. E allora sono tantissimi che ci hanno chiesto di voi costantemente, ci hanno scritto tutti i giorni da quando Aldo ti ha scelta per avervi qui, ma tutti i giorni, che poi non sono stato io a scegliere, lei ha scelto me. E mo ci arriviamo. Allora, una storia molto importante la vostra, nata sotto le telecamere di Uomini e Donne, ma sbocciata meravigliosamente fuori, perché è proprio sbocciata, è alla grande, ragazzi. Sì, in effetti sì, nessuno dei due si immaginava che potesse essere così grande fuori. Sì, dentro era grande, ma fuori è diventato enorme. Fuori è diventato enorme, è vero, l'abbiamo notato, ovviamente vi seguiamo attraverso le varie pagine fan, che sono tantissime, sono migliaia, più di 300.000 forse, anche di più tra le varie pagine Facebook e non solo che vi riguardano. Allora, ripercorriamo oggi un pochino questo vostro percorso, perché sono arrivate tantissime domande e cerchiamo un attimino di riassumere ed espletarle tutte. Allora Aldo, partiamo da te. Una scelta parecchio emozionante, no? Tra pianti e sorrisi, batti del cuore, cardiopalma. Noi telespettatori stiamo tutti là, pure voi, vero? Senti qua che ci mette Tiziano, bravo, senti un po'. Se ti chiedo se c'è, che belli, sono andati anche il bacetto adesso. E allora Aldo, veramente è una scelta emozionante, come dicevo, tra pianti e sorrisi. E poi, come spesso accade, fortunatamente l'amore ha trionfato, no? Allora, nel corso di questi mesi in cui sei stato seduto sul trono di Mediaset, qual è stato per te il momento più difficile e qual è stato il momento più bello? Quello più difficile è quando... la volta che ho pianto, ecco, davanti alle telecamere, perché lì veramente mi è caduto il mondo addosso. Perché io avevo intenzione già di sceglierla la settimana successiva, no? Sì. Poi l'ho scelto ugualmente, però. Sì, avevo visto. Però comunque lì già avevo pensato di... In quel momento stesso mi è cascato il mondo addosso, perché ho detto no, proprio lei no. E hai fatto piangere tutti noi, Aldo, perché vedere un uomo piangere non è così usuale oggi, Alessia. Mi ha distrutto vederlo piangere. No,
Vabbè, oggi era proprio amore quello. Già dal tuo pianto noi telespettatori abbiamo percepito che tu eri veramente innamorato. È vero, ragazze, non piangete mo pure, perché loro ecco, no, già piangono. Ho tagliato la cipolla per quello. E il momento più bello invece? Il momento più bello... Sembra scontato dirlo, ma sentirlo da te è un'altra cosa poi, visto che sei qui. È il momento più bello, comunque si conta pure il viaggio, no? Il viaggio a Venezia? Sì. Quando si è vista la... Quando io le ho fatto la scritta... Ti amo. Dove le ho detto per la prima volta ti amo. Come gli hai detto? Ridiglielo. Cosa? Quello che gli hai detto a Venezia. Non è così semplice. No, non è facile. Cioè, vabbè, però lo rimembriamo. Io me lo ricordo che tu gli hai detto ti amo. Torino, tanto, Imola. Tanto, tanto, qualcosa del genere, giusto Aldo? Sì. È difficile per lui dirlo, ma nella vita di tutti i giorni è difficile sentirglielo dire. Però quella volta... Ah, è difficile, Alessia, non lo dice spesso Aldo, quando siete voi nella vostra... diciamo quotidianità. Dobbiamo essere in determinate situazioni, non lo spreca così. Ma lo sai che è bello così, perché questi che dicono no, invece, ragazzi, questa è una cosa bella, te lo dico da donna, perché tutti questi che dicono ti amo così come se stessi a vendere, no? Ecco, e invece dirlo in maniera più riservata e non di ti meno. Ama chi te lo dice, ma ti ama chi guardando ti tace. Questa cosa l'hai preparata a casa. Avete capito il motto di Aldo Palmeri? Lo ripetiamo, non ti ama chi te lo dice, ma ti ama chi guardando ti tace. Senti un po', qua Tiziano oggi ti stai superando. Questa frase colpisce sempre. Te le prepari a casa ste cose. Allora, tra l'altro questa bellissima colonna sonora, adesso abbiamo Marchia l'immenso per me, proprio niente oggi. Allora Alessia invece, tanti gli ostacoli, no? Le invidie che spesso noi donne dobbiamo superare per conquistare un uomo a cui teniamo. Tu però sei stata molto forte, molto determinata, e questo alla fine ti ha fatto portato a questo, a tutto ciò. E tu hai mai pensato, o in quale momento hai pensato che saresti stata la sua scelta? Io fondamentalmente non l'ho mai pensato, o meglio... Non l'hai mai pensato? No, sinceramente ero molto scettica su questo, cercavo di rimanere più fredda possibile, ma non ci sono riuscita. E l'unica che non l'ha capito, tra l'altro. L'unica tonta che non capiva, e purtroppo... E l'ho capito quando lui, praticamente piangendo, me l'ha detto. Però in quell'attimo ho capito che forse potevo essere la sua scelta, ma da in quel momento in poi non lo sarei più stata. Quindi l'avevo perso, e la paura di perderlo mi ha portato a fare tante altre cazzate. Però... Vabbè, Alessia non si smentisce mai molto, Ma Alessia può dire gli ospiti qua, guarda, c'è stato anche chi ha detto altre cose, è vero ragazze? Quindi, insomma, voi ospiti avete libero arbitrio. E sentite un po' che vi leggo adesso, perché poco dopo la scelta Aldo scrive, tu scrivi, è stato difficile ma ce l'abbiamo fatta. Frase che rispecchia in pieno lo stato d'animo ed il pensiero mio e della mia dolce metà. Grazie a te amore, sono felice di averti scelta, anche se sei stata più tu a farlo, perché ho capito quanto speciale ed importante sei per me. Ne approfitto anche per mandare un forte abbraccio a tutte quelle persone che ancora oggi mi sostengono e che hanno creduto in me e in noi. Questo quando l'ho scritto? Questo l'ho scritto 2 mesi fa, infatti. L'hai scritto tu subito dopo la scelta. Circa 2 mesi fa. Circa 2 mesi fa, perché sono 2 mesi. Tra l'altro, ragazzi, hanno fatto 2 mesi di fidanzamento proprio qualche giorno fa loro. Dico, l'ho scritto 2 mesi fa. Sì, che vuol dire? Adesso si è evoluto ancora di più la questione. Diciamo che ho scoperto altri lati. Allora, dopo il programma, Alessia, era come la immaginavi tu? Poi faccio la stessa domanda anche a lei. Non l'avrei mai scelto, se no. No, scherzo. Aldo, sei tremendo. Allora, com'è Alessia? Era come la immaginavi tu? Naturalmente immaginiamo che sia migliore di com'è, perché poi vi vivete quotidianamente voi ragazzi. No, io la pensavo, diciamo, con una persona con la puzza sotto il naso, un po' più con la puzza sotto il naso. Invece completamente tranquilla, scherziamo su tutto, giochiamo. È tutt'altro che questo. Cioè veramente lei mi completa.
Lei ci completa. Ci stanno tante cose. Che meraviglia, ragazzi. Ragazzi, queste mi sono preparate a casa. Queste cose, è vero? Lei ti completa, il suo modo di fare, il suo carattere, Aldo, ti completa. Sì, siamo gli opposti, siamo, questo è vero. Sì? Anche sulla cosa più semplice la pensiamo in maniera diversa. Però ci permette questo di vedere le cose a 360 gradi. Trovate sempre dei punti d'incontro, Alessia, poi alla fine? Non sono punti d'incontro, sono realtà. Sono liti. Sì. Vabbè, no, liti prima, no, però no, diciamo, prima discutiamo, però poi troviamo la giusta soluzione per entrambi e capiamo che soddisfa sia l'uno che l'altro, diciamo, e li affrontiamo sempre in maniera costruttiva. Lui apre, no? Tante volte lui vede solo davanti a lui, io vedo solo davanti a me, quindi... Guarda come te prende e ti abbraccia, eh? No, la sto avvicinando. Non è vero, perché mi avvicina al microfono che non si sente. Alessia, ma Aldo invece, Aldo, come lo immaginavi tu qua, è bella peggio, vicina? È peggio, è un rompiscatole. Sei, allora, sei spacciato per ordinato. Non è per niente così, è un rompiscatole, più di me. Allora, è geloso, è disordinato, però è l'amore della mia vita. Belli. A questo punto io mi godrei questo momento, l'amore della sua vita, cara regia. Manderei un brano e poi tornerei con i Palmarotta. Ok, siamo tutti qui a Radio Manamana. Tutti i nostri cuoricini stanno qua insieme a Giada De Miceli, che schiarisce i nostri cieli. È lei che porta il nostro gossip più su, e la sua trasmissione non succederà più. Succederà più. 17:38 di questa meravigliosa, emozionante e divertente domenica insieme, quindi diretta su Radio Manamana All News All Music, con loro che sono bellissimi, simpaticissimi e innamoratissimi, direttamente da Uomini e Donne, qui con noi oggi Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Eccoli, ragazzi. Siamo ancora qui. Ma che belli. Anche lui. Che meraviglia, che meraviglia. Lo devo sopportare ancora per il resto della mia vita, lo so. Per tutta la vita, avete capito? Ognuno ha le proprie croci. Io c'ho quello. Allora, in tal proposito, ragazzi, è una domanda che sembra scontata, ma realmente non lo è. Cosa ti ha fatto innamorare di Alessia? Perché di pregi ne avrà tanti, come tu ne avrai anche. Allora, cosa ti ha fatto innamorare di lei? E poi voglio sapere da Alessia, ovviamente, cosa l'ha fatta innamorare di te. Prego, Aldo. Cosa mi ha fatto? La guardi? Cioè, cerca suggerimenti. Sì, no, non ci ho mai pensato. Una cosa in particolare che hai detto, mamma, questa è quella giusta. Oh. Senti un po', vabbè. Questa gliel'hai cantata, te la ricordi? No. No, non l'ho cantata. Questa abbiamo ballato, è stato il nostro primo ballo. Il nostro primo ballo è stupido. Il vostro primo ballo. A parte... che è bellissima, e questo mi pare ovvio. Questa quello... canzone è azzeccatissima. Grazie a Tiziano, al nostro regista. No, il fatto che comunque ha tanto carattere. Non, il suo modo di fare determinato, sì. Forte, ti diciamo, ha fatto non, deciso, sì. È importante, anche questo. Non ovviamente. È una ragazza condiscendente, diciamo così. Ti ha tenuto testa. Mi tiene testa. Ti tiene tutto testa, Aldo? Aldo, siamo. No, molto... no, non mi tiene solo la testa, me la sbatte pure al muro, proprio. Lei me la tiene solo. E Alessia ha avuto questa, diciamo, grande dote di farti addolcire proprio, Aldo, a te, come, diciamo, di far emergere quel tuo lato più tenero e dolce che spesso gli Ma uomini... Ma l'ho sempre detto, È vero, nel quello senso... che ho notato io, poi ovviamente mi confermate voi, ragazzi. Cioè, i lati positivi, secondo me, una persona deve... Deve tirarli fuori al momento giusto e con la persona giusta. E lei li ha saputi tirar fuori, a me sembra evidente che... Sei proprio, insomma, c'hai gli occhi a cuoricino tu. Ma quale occhi a cuoricino? Ma dove la vedi? Ragazzi, ho ragione. Mi guardo allo specchio, ma occhi a cuoricino, dove stanno? Cioè. E quindi la sua determinazione, Alessia, e invece? Beh, io penso che per entrambi sia stata la stessa cosa. Adesso ma non ci per... girare intorno. Oh, mi fai parlare? Sì, che eri bello da morire, mi sono innamorata di te per quello. Non è vero! No, però c'è stata una puntata.
puntata dove per tutti è stata molto negativa. E la puntata in cui noi abbiamo litigato per il bracciale, quindi lui è uscito fuori, mi ha detto quelle fatidiche parole: tu non sei nessuno. Cioè io lì ho detto, ma forse potrebbe essere lui, perché in quelle parole c'è stato... Cosa? Un uomo, mettiamola così. E lì c'era tanto, in quelle parole c'è stato tanto, pertanto è stato negativo. Io sono rientrata a casa e non l'ho vista così in negativa. E infatti, che poi detto così sembrerebbe, no? No, però lui è un uomo di polso, a tante non piace, può non piacere, no? Il ruolo uomo-donna, e invece dovrebbe esserci per me ancora che oggi. Sono una persona abbastanza forte, abbastanza rompiscatole. Se non ho una persona con cui scornarmi, non arrivo a nulla, insomma, mi annoio. E con lui non mi annoio mai. Mai, mai. Quindi io sono uomo e te sei donna, come si suol dire, Aldo? No, io non sono quel tipo. No, ma che capuciardo! No, vabbè, però. La distinzione dei ruoli in maniera non estrema, ovviamente, non estrema, ma in maniera giusta. Sì. No. Che ci dovrebbe essere, spesso non c'è, perché si confonde tutto il ruolo nelle coppie, l'uomo, la donna. Anche se c'è livello... da dire che il letto lo rifaccio io. Cioè, quello. Lo rifà lui. Oggi sì. Siamo arrivati in ritardo qui perché ho il letto quello... lo rifà Aldo, avete capito, ragazzi? È l'unica cosa che fa, dopodiché lascia le mutande anche per terra, quindi evitiamo. Ho capito, diciamo tutto. Diciamolo. Allora, Aldo. Bene, dai, continua, dai, vai, vai. Aldo, senti un po' che ti ricordo. Questa è sempre un'altra cosa che hai scritto tu, eh? Allora, regia, io sento qua una confusione di brani. Che succede, Tiziano? Sento come sei bella e poi qualche altra cosa. Allora, Aldo ha scritto: sono felice, non pensavo che lei si rivelasse in questa maniera. Sono innamorato di lei. Quando siamo insieme mi sento in paradiso. Lei è la donna giusta per me, mi è piaciuta da subito. E anche se mi lusingava il fatto di essere corteggiato da altre ragazze, lei è sempre stata la prima in classifica. Parole due. E poi ancora. Sapevo che quando avrei messo da parte le mie incertezze, la mia scelta sarebbe stata lei. Non avevo paura del suo no, ma che avrebbe potuto dirmi un sì televisivo. Non è successo, fuori dagli studi ho capito che non avrebbe mai perso tempo solo per mettersi in mostra. Lei ha un lavoro, si mantiene da sola, non schiva i sacrifici. Chi pensa che sia viziata, sbagliata, sbaglia. Alessia è limpida, trasparente, non posso che lodarla. Questo sempre io ho detto, eh? Tu, sì. Esattamente. Tu hai più tempo per scrivere. Che meraviglia, Aldo, eh? È veramente dire, è limpida, trasparente, è veramente per me uno dei complimenti più belli che si possono fare alla propria compagna, per come la vedo io, eh? Sì, è talmente trasparente, mi fa vedere tutti i suoi difetti, però va bene così. Vabbè, però è lei, insomma, sì. È quella che tu hai scelto, non ci sono poi sorprese in merito, eh? Ma io me l'ero scordato tutte queste cose che avevi detto, sai... Ogni tanto fa bene ricordarlo. Fa bene? Avete visto oggi, ragazzi? Stasera mi fai un regalino. Per la cena. Stasera va Alessia. Va bene. Il tema di Pulciari, Alessia. Appunto, noi siamo di Roma, noi. Lo possiamo dire. Invece Alessia, quando insomma c'è stata poi la scelta che era inaspettata, ovviamente, no? Già. Prima del bacio fatidico della scelta, Alessia ti ha detto: diamoci un'occasione. Fuori da qui io e te. Sì. E lì poi c'è stato sto bacio, ragazze, pazzesco. Lo ricordate voi, come no? Durato 90 minuti. E poi ancora Alessia ha scritto, parliamo anche di lei: a te che sei la miglior cosa che mi sia successa. Sono più felice di quanto non lo sia mai stata. Rifarei tutto se sapessi che quel percorso mi avrebbe infine condotta ad Aldo. Rifarei Alessia, tutto. Rifaresti tutto. Sì, sarei pronta. Mi sono lamentata tantissime volte del percorso, di ciò che mi ha fatto passare, di quante lacrime mi ha fatto versare. Però rifarei tutto sapendo, col senno di poi rifarei tutto, sì. Che meraviglia, Aldo. A me la loro sembra, ragazze, una favola d'amore moderna. Ho ragione. Perché? Favola. Metà favola, metà incubo, non lo so. Perché poi
ad oggi non è poi così semplice trovare delle sintonie, delle armonie all'interno dei rapporti umani, no? In generale. Sì. Quindi io la definirei un po' così, passatemela, ma io la definirei un po' così. Anche perché, ragazzi, come voi credo saprete, sappiamo un po' tutti noi che seguiamo il programma Uomini e Donne, purtroppo tutte le coppie che si sono formate in contemporanea con voi si sono divise, eh? Parliamo di Emanuele ed Anna, che tra l'altro salutiamo, sono stati anche qui. Emanuele è stato qui, tornerà probabilmente. E ieri appunto è successa la stessa cosa anche a Tommaso e Flavia, che stanno bisticciando in maniera abbastanza diretta sui loro profili Facebook. È vero? Quindi voi siete gli unici rimasti insieme. Sì, ci dispiace più altro per le altre coppie. Ovviamente. Perché comunque le abbiamo vissute in prima persona. Come mai, sì, secondo voi ci sono state tutte queste inaspettate divisioni? Perché poi sono tanti fan che non si aspettavano che ci fossero queste separazioni per la lontananza, ragazzi. Che ne pensate voi? La lontananza può giocare il suo, diciamo, può giocare un brutto scherzo. Anche se forse non tutti hanno avuto. Il programma ti dà grosse occasioni, ti dà le occasioni di conoscere persone che forse nella tua vita non avresti mai incontrato. Certo. Però ti fa anche vivere una bolla. Tu vivi in una bolla, uscendo fuori hai contatto con la realtà. Non tutti hanno la fortuna di sì, trovarsi. Stessa cosa. E quindi, beh, si sono conosciuti fuori, non è andata, e chiaramente ognuno di entrambi abbiamo le nostre, non preferenze, però comunque contatti personali con le altre parti, e quindi è ovvio che ci dispiace, però non credo che... Non credi che la lontananza, insomma, se si vuole si supera il problema lontananza, no, Alessia? Si supera, ma si supera se c'è qualcosa di forte alle spalle, se... Ovviamente. Si supera tutto, insomma. Ovviamente. Però... Voi vi sentite con qualcuno dei ragazzi, Aldo, tu, dei tuoi... ex, diciamo, colleghi di trono, definiamoli così. No, mi è capitato di sentire qualche volta Anna, però non abbiamo diciamo, praticamente neanche tempo. Ci dedichiamo tutto il tempo che possiamo, lo dedichiamo a noi, anche perché io lavoro tanto. Ovviamente, quindi... poi voi il programma Lontananza l'avete superato perché vivete insieme. Secondo me è la scelta migliore che si possa fare. Perché, praticamente dopo due settimane me lo sono ritrovato con la valigia fuori la porta. Va bene, amore, da oggi sto qui. Bene. Hai capito? Perché Aldo è siciliano, per quei pochissimi che non lo sapessero. Alessia vive a Roma e lavora a Roma. Quindi Aldo ha preso la valigia, è venuto a Roma. Due valigie. E per quelle due valigie io ho liberato solo due cassetti. Hai raggruppato tutto, eh beh, sì. Tanta roba l'abbiamo buttata. E quindi la coppia, a lei non piace il mio vestito, cioè, il mio modo di vestire. Bravo. Non piace il suo modo di vestire. Facciamo un sondaggio. Palmieri sta migliorando da quando sta a casa con me. Ammettetelo che un sacco di cose sono sparite. Ah, avete capito? Il potere delle donne. E quindi loro sono la coppia più solida. Io li ho definiti così all'inizio, ovviamente lo confermo, perché ragazzi, questo è. Come va questa convivenza, ragazzi? Come va? Bene. Una giornata tipo di Aldo e Alessia. Alessia si sveglia, va via, Aldo resta a casa, dorme. Dopodiché chiamata a mezzogiorno e un quarto circa. Amore, mi sono svegliato. Buongiorno. Senti i bacetti che te mette Tiziano. Si fa la doccia, va a pranzo, io intanto continuo a lavorare. Sistema il letto, chiaramente. Cioè, siamo a Cesare qualche di i primi giorni non lo faceva, dopo un paio di arrabbiature, chiamiamole così, siamo scesi a compromessi. Rifà almeno il letto la mattina. Io sto cambiando le mie abitudini, nel senso, mi sto sforzando. Ovviamente no? La convivenza, bisogna trovare dei punti d'incontro. Mi sto sforzando, è un passo importante. Sto iniziando a fare il letto, a sistemare qualcosa, a non lasciare le cose per casa. Ecco, vabbè, lì dobbiamo ancora lavorarci. Stiamo lavorando, però va sempre meglio, bisogna dirlo, va sempre meglio. Sì. Alessia, va sempre meglio, fammelo chiedere a lei, è vero? Sì, va sempre meglio, è bravo. No, perché poi facciamo i conti a casa. Tranquillo, dormi sul divano comunque. Ecco, stasera divano, quindi insomma Aldo poi mezzogiorno va in palestra, Alessia ovviamente continua a lavorare. Sì, dopodiché lui viene, di solito mi raggiunge, ceniamo insieme. Chi cucina? Nessuno. Nessuno. Da
cosa mangiano? No, cosa mangiano Aldo ed Alessia? No, perché no. Io faccio tardi. Lei fa tardi. E quindi per le 10:30 io riesco a stare di nuovo a casa. Quindi chiaramente o ceniamo fuori o se no un'insalata al volo. Su questo ci dobbiamo organizzare. Sono, è un mesetto che viviamo sulla insieme. Aldo, quindi... tu non sai cucinare che gli fai trovare la cena pronta alla tua pure, figlia? Pure, non so il letto. Scusa, prenditi un bel libro, impari. Faccio pure un bambino, io. Perché okay. No? Lui fa il mammo, il casalingo. Mando la gravidanza avanti. Che devi fare? Quindi vabbè, a parte la cucina che ovviamente poi piano piano uno impara, ma sì, ci stiamo tutto perfettamente coordinato, a me sembra, ragazzi. Sì, poi le convivenze sono, come dicevo prima anche alle ragazze, mi dicevano che bello convivono al Deleste. Le convivenze sono, secondo me, un banco di prova importante, perché o va tutto a sfascio o comunque si inizia un percorso importante. Ma infatti importante, abbiamo messo alla prova noi subito a posto. Cioè è quel punto proprio di prova reale la convivenza, quindi o va o non va. Noi ci siamo proprio buttati, perché alla fine noi quanto siamo stati separati? Ma neanche una settimana. Sì, perché tra il viaggio, dopo il viaggio. E così si dovrebbe fare, ci siamo buttati, o la va o la spacca. Anche perché la conoscenza c'era stata all'interno del programma. Bisogna vedere solamente come andava fuori. Fare una scelta importante. E così ci abbiamo provato, insomma. Io casa mia, ormai casa nostra. Perché tu Alessia vivi da sola, giusto? Sì, io vivevo da sola. Quindi stavo fortunato che Alessia aveva da sola, ovviamente. Lui è arrivato, tutto a posto, giusto? Cioè, mi sono fatto liberare solo i cassetti. Due cassetti, basta. Accontentati, Aldo, Allora, sono 2 mesi di fidanzamento, un viaggio a Venezia, romanticissimo, ricordate voi, ecco, in cui abbiamo visto tutte queste immagini, questi ti amo agli striscioni con le luci, lo striscione di Alessia, E poi è arrivato l'anello ufficiale di fidanzamento, eccolo qua. E allora... Anello che Aldo ti ha dato ovviamente in diretta televisiva, una sorpresa che tu pensavi chissà che cosa c'era dentro quel pacco regalo, è aperto. La tua cena. E invece c'era l'anello. Te l'aspettavi, Alessia, quest'anello? Ma in realtà no, perché... Ma io tutto pensavo... Cioè, era iniziato il video, lui in una gioielleria, capirà, io fomentatissima, già con le lacrime. Poi ha iniziato con i carciofi, la guaina contenitiva, e le occhiaie, i capelli arruffati. Va bene, gran bella figura davanti a tutta Italia, praticamente. Aldo, è bellissima, cioè voglio dire, anche la mattina sarà ancora più bella. Cioè. Tu scherzi, giochi, ma parlano, sì, no, parla l'evidenza, basta guardarla, Alessia, voglio dire, è talmente... Che poi è più bella senza trucco, cioè senza trucco è ancora più bella. E quindi questa è stata, insomma, la sorpresa che non ti aspettavi, no, Alessia? Sinceramente no, non me l'aspettavo poi così presto. Non se l'aspettava da me, cioè, Aldo, voglio dire. Non me l'aspettavo da lui poi. Aldo, che significa questo anello di fidanzamento per te? Lo sappiamo tutti in generale cosa può significare, mancava, ma per te che significa? Mancava solamente un simbolo, diciamo. Una perché... promessa, amore. È una promessa. Una promessa di cosa, Aldo? Stavo arrivando, aspetta. Capito, la trascini troppo. No. È un fidanzamento ufficiale. Ufficialissimo, ufficialissimo, direi. Io ve lo chiedere dopo, ma adesso ve lo chiedo, no? Quindi c'è stato l'anello, c'è la convivenza, comunque un passo importante. In un futuro prossimo, immediato, come preferite voi, come vi vedete? Ma tra quanti anni? Non lo so, dimmelo tu. Prossimo. Prossimo è indicativo, devi indicalo tu cosa può significare prossimo. Vabbè, in progetto c'è il fatto di rimanere insieme. Questo ovviamente questo sì. È fondamentale. E poi poi vediamo quello che succede. Vabbè, lo dico io, non è vero. La risposta giusta sarebbe stata immagino tra qualche anno con la fede al dito e con dei marmocchi che girano per casa. Dei palmierini? Dei palmierini! Aldo? Allora, questa è l'idea che ovviamente avrai anche tu, non l'hai detta, ma io immagino. Ma perché lui non dice? Ma in realtà è così, poi mi prega in ginocchio quando siamo a casa. Pure, in ginocchio!
quindi vabbè, vabbè, ovviamente concretizzerete probabilmente quel signore e poi dei palmierini che sono il passo successivo. Sì, sì. Io piano, piano 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 cioè, non piano piano piano, ma ci sono, Aldo, ci sono i giusti presupposti, no? Sì, poi, le basi ci stanno. Voglio dire, quando poi il rapporto è così intenso, quando si convive va tutto più veloce, quindi probabilmente, no, si possono anche anticipare un po' i tempi. Ecco, ci sta spingendo praticamente, amore. Io ho allungato io la mancia per farci... Ecco. Io credo che Aldo abbia, a volte non lo può dirlo perché magari ha poche parole, per gli uomini sono un po' più resti nel parlare, ma da quello che fai, da quello che dici, anche se poco, e dai tuoi gesti, secondo me sei d'accordo con quello che Alessia ha appena detto. Ma noi su molte cose siamo d'accordo. Eh? Oh, ma perché io non voglio parlare? Vabbè, la diamo per buona. Chi è il più geloso della coppia? Lui. Caro Palmeri, dici. Io. Lui. Ah, sei più geloso tu? Di cosa sei geloso? Di tutto. È malato. Perché ho visto anche, ovviamente credo sia uno scherzo, un cartello in cui tu hai scritto fuori il centro estetico dove lavora Alessia, che praticamente gli uomini non potevano fare le cose, insomma non potevano entrare a fare le loro cose estetiche con Alessia. Quindi la clientela maschile era un po' abolita. Che sta cosa non è veramente, però... Guarda caso, è dimezzata la clientela maschile nel mio negozio, quindi... Allora, ce la spieghi, Aldo. Che stai facendo? Una richiesta per farli venire di nuovo? No, capito. Allora, il cartello c'è... cercasi amante! Aldo, ma questa cosa era una burla, come si vuol dire, una burla? Sì, sì, si giocava, ovviamente. Ma di cosa sei geloso? In no, ma io non sono... No, non cosa sono ti fa un po' girare, come si dice, la testa, eh? No, vabbè, ma non ci stanno cose proprio. Non lo vuole dire. Non lo vuole dire. Le serate le fate insieme, credo, no? Vuole essere fatta. No, io in realtà sono una brava fidanzata. Però devo dire che lui si fida di me. Io mi fido di lui e lui si fida di me. Però è chiaro che almeno parlo per me, io sono consapevole di quello che ho accanto, giusto? E so di quanto. Vabbè, dai, stavo facendo una sviolinata. Sono consapevole di quello che ho a fianco e sono anche consapevole del fatto che comunque altre donne potrebbero volere. Certo, lui, come altri uomini potrebbero volere. Però, io sono a favore delle potrebbero, donne. Potrebbero, so, però si ammazziate. Come dico sempre io, l'importante è che tu torni a casa e lui torna a casa da me. Perché certo, mi ama, ma me. E ha scelto me contro tutte questa le altre, dico anch'io di lei. Ovviamente, infatti. La gelosia c'è, perché è ovvio che ci sia, ed anche, però è sana. È sana, ecco, quindi è insomma è moderata, però gelosi. Lui lo è di più. Sì. Sì. Lo confermi? Diciamo, sì, diciamo io lo manifesto in maniera un po' più evidente. Io che la faccio pagare, in silenzio. Tipo, Alessia, raccontaci un episodio che ha fatto, che l'ha manifestato in maniera evidente, come dice lui, che ha combinato. Ma diciamo che passavamo uno degli ultimi, io ero andata a prenderlo e sono passata, diciamo, davanti a un gruppo di maschietti e hanno commentato. Hanno commentato, io ho fatto la vaga, ho preso lui, praticamente ci tornavamo alla macchina e queste persone chiaramente hanno richiacchierato. Lui è uscito, mi guarda e mi fa: cosa ti hanno detto? Io li ammazzo! Vabbè, giusto, voglio dire, poi un po' di gelosia ci sta. Però è stato l'unico episodio. L'unico episodio, sì. Poi per il resto non si lamenta delle gonne troppo corte, non si lamenta. Oddio, sì, forse un po' si lamenta. Però fammi vaghi. Allora, no, la guardo strana. Cioè io all'inizio la guardo così, vuoi uscire? Vuoi uscire così? Lei, sì. Okay. Va bene. Vabbè, tanto Aldo, voglio dire, sta sempre con te, comunque esce con te. Quindi lo fa per te, no? Farsi bella, che anche le gonne, quel che una donna può indossare, perché sta col suo fidanzato, ci sta. E poi lei sta, allora, secondo me lei sta meglio vestita, molto più vestita. Col burka? Sì, sta meglio. Avete capito? E dopo questa io direi di lanciare un brano e poi torniamo con Aldo e Alessia, va bene? Regia? A tra poco. Ed eccoci ancora qui diretta su Radio Mano a Mano, News All Music, in questa meravigliosa domenica 27. Ci siamo tutti insieme qui.
E allora sono le 18:12, siamo in diretta con loro. Allora voglio ricordarvi una cosa molto importante. L'Unicusano, la nostra università, guarda con ottimismo al futuro. La crisi si supera investendo in formazione e cultura. Gente, segnatevi sul calendario questa data, 15 maggio 2014. È un giorno che i maturandi di Roma non dimenticheranno, perché grazie all'Unicusano la loro vita potrà cambiare. 15 maggio 2014, per un futuro diverso, basta un click, mi raccomando. Il Click Day, ricordatevelo, ve lo ricorderò ovviamente anche dopo, ma è un'iniziativa molto molto importante. E ora torniamo a loro, qui invasi dalle fan presenti nei nostri studi romani, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Sempre qua, sempre. Ancora buonasera. Eccoci qua, vi state divertendo ragazzi? Io sì. Vi piace sì. Il mondo della radio? È difficile. Sì, è difficile, ma è la prima volta. È difficile, Alessia? Sì. Perché? Perché è strano. È strano che... Vabbè, noi eravamo tutto registrato, quindi taglia, riattacca. No, vabbè, ma no, magari no, no. Scivolone. È no, vero, vabbè, questo è vero, perché... La televisione, insomma, si può tagliare, no, riagganciare. Vabbè, ma no, quindi magari fine... uno taglia lo scivolone, la brutta figura. Eh sì, qua niente, non si può tagliare. Gamuffo, quello che invece dici... no. quello che dici. Quello che dici, dici, eh. C'è poco da farlo, o no? Sì, sì. No, io... Dimmi. No, mi sembra strano tipo stare davanti a un microfono così, cioè. È vero, abbiamo messo il microfono tra loro due e Aldo gentilmente si avvicina, perché Alessia a volte parla un po' più distante, quindi lui ha deciso di metterlo più dalla parte di Alessia, eh. È che vero. Galantuomo. Anche questo è amore. Che galantuomo. Allora ragazzi, voglio ringraziare alcuni degli admin delle vostre pagine che sono stati molto carini nel collaborare con la nostra Alicia Casagrandi, che è la nostra admin. Allora, Angelica Galantucci, che è la admin di Alessia, giusto se non sbaglio? Una pagina da 181.000 like. E poi ancora Marica Dantino, che è la tua admin, sì, da sì, 259.000 sì, e passa like. Sami ADM, la pagina di coppia. Ottavia sì. Cocco, Alessia Cammarota fans. Greta e Gloria, che sono le admin delle Aldessine Family. Ah, questa mi è nuova, Ci sono anche le Aldessine, non solo i Palmarota, le Aldessine. E poi che vi salutano ovviamente Angela Russo, che è l'admin del nostro orgoglio, il Principe Palmieri, Principe mo, Ranocchio. Soldato, principe. E poi Gioia Tipaldi, che è appunto la responsabile del sito News Anticipazioni Uomini e Donne, il fashion blog dove voi uscite sempre, ragazzi. Ci sono sempre vostre foto, vostre anticipazioni. Quindi grazie a Gioia, un saluto a lei. Poi salutiamo anche Isa e Chia, che collaborano con noi. Il loro blog da diversi mesi sono in piena e stretta collaborazione con noi. Conoscerete anche ovviamente. Già, noi leggiamo sempre. Sì, ovviamente, sì, sì. Ovviamente lo loro. E quindi ragazzi, continuiamo a parlare. Che ci metti qua, regia? Senti un po', mi piace? Allora, qualche giorno fa, questa è stata insomma una domanda, una curiosità ricorrente, che ci hanno scritto i vostri fan, insomma, e vi faccio questa domanda. Avete scritto sulle vostre pagine ufficiali un post indirizzato a chi vi critica senza motivazione. E qui voglio fare una piccola parentesi, aprire, perché questo è un argomento comune di tutti voi ragazzi, insomma, del programma Uomini e Donne, perché spesso e volentieri alcune delle vostre pagine vengono scritte cose non carine da persone che ovviamente non sono vostri fan e sono in numero molto molto minore rispetto ai vostri fan. Vi scrivono delle cose poco carine. È successo anche ad Emanuele, ad Anna, insomma tutti, e anche agli altri ragazzi che sono stati ospiti in questo programma. È un argomento ricorrente che ci vengono a raccontare, e io mi chiedo sempre perché succeda questa cosa. Allora, è stato messo un video da Aldo, se non sbaglio, ovviamente sì, correggetemi. E poi ci sono state scritte, insomma, delle cose poco carine. E tu questo hai detto, Aldo. Buonasera ragazzi, vi scrivo perché negli ultimi giorni ho deciso di pubblicare un video con voi. Penso sia il minimo, visto che sto ricevendo tanto in questo momento, è solo grazie a voi. E reputavo giusto rendervi partecipi di un qualcosa della mia vita. Ho notato qualche critica nei confronti di Ale,
sul fatto che è fredda o seria. Questo è assurdo, ve lo dico io. E quant'altro. Voglio che sappiate che la mia donna lavora tantissimo durante il giorno e nonostante tutto non è mai stanca di regalarmi un sorriso e di farmi provare emozioni uniche. Mi aspettavo foste felici nel vedere la nostra quotidianità, ma se tutto ciò deve portare critiche per la donna di cui sono innamorato e di cui mi fido ciecamente, allora è meglio non pubblicare più niente. Allora Aldo, io poi li ho letti ovviamente quei commenti assurdi, perché quello che dico io lo replico sempre, ma se non vi piacciono delle persone, non vi piace, andate su un'altra pagina, ma non andate sulla pagina di Coppia dove ci sono tutti i loro fan che sono 300.000 se non di più, ma perché andare a scrivere critiche insensate sulla vostra pagina? Che poi tra l'altro era un video tranquillissimo, ma comunque in cui le Alessia critiche guidava, sì, no? Le critiche ci stanno. E scherzavate, le critiche sempre ci stanno. Io non capisco. E quando riconosco una critica ci stanno, perché le critiche aiutano pure a crescere ed è giusto che esistano. Però guardando e riguardando il video io vedevo le critiche proprio infondate, e quando le cose sono infondate e non si, cioè non erano rivolte a me, erano rivolte alla mia donna, e in un certo senso è come se sono rivolte a me. Certo, però, bravo, un applauso qua proprio, guarda. Però ci vuole. Però se fossero state rivolte a me, me le lasciavo scivolare addosso. Siccome sono state rivolte a lei, mi sembrava doveroso prendere posizione, e l'ho fatto e lo rifarei altre mille volte. Certo, è un uomo è così che parla e agisce, Aldo, sai? Anche perché non sono critiche assolutamente fondate in nessun senso, perché se una sta guidando, io voglio dire, poi la gente a volte io personalmente rimango stupita, perché è paradossale. Ma se una persona guida, no? E uno fa delle battute, ma secondo voi la persona deve stare sbaciucchia a quello o attenta a non investire qualcuno? No, perché questo io me lo domando poi, no? Che poi io ridevo, cioè non è che arrivato a un certo punto non gli davo più corda, perché come i bambini, se gli dai troppa corda dopo non la smette perché più. Poi io sono stupido, cioè, quando io gioco scherza, ma la normalità, forse la gente, alcune persone che scrivono queste cose non capiscono che poi voi vivete una vita normale, cioè sì, la normalità non è sta tutto il giorno a sbaciucchiarsi, ci sta pure che uno guida, parla, discute e non si sbaciucchia, quindi forse stiamo un po' fuori dai canoni di quella che può essere. Era questo che no, comunque ci dava, almeno a me, era questo che mi dispiaceva, il fatto che comunque noi scegliessimo di regalare, anche di condividere con voi comunque un determinato momento, perché poi poteva rimanere un video da lasciare a casa nostra, insomma, certo, ma invece di condividerlo con voi, e voi le persone cosa hanno tirato fuori da quel video? La parte negativa, il fatto che io fossi troppo seria o piuttosto fredda. Che non fredda, addirittura fredda, cioè addirittura fredda, no ragazzi, lo ripeto, è come i bambini, capito, non gli dai più corda, un certo, però era anche quello in maniera scherzosa, anche il mio essere seria che poi ridevo sotto ai baffi, sì, però sì, perché ma poi si percepiva, sì, dai, che rideva, che era uno scherzo. Io non capisco perché la gente deve malignarsi nulla. Mi prende in giro che sono troppo stupido delle volte. Sei un tonno, amore. E tra l'altro Alessia ha scritto questo: avete rotto, mi dispiace che a pagare le conseguenze siano i miei cuccioli, cioè i tuoi fan, sì, immagini, ma sono stanca di leggere critiche da false pudiche, stanca di essere condannata per vivere la mia vita da ventenne. Ragazzuole, sentite a me, vivete la vita, e c'ha ragione. No, vabbè, questa era riferita ancora ad un'altra cosa, nel senso che sono uscite alcune foto in cui io avevo un paio di pantaloncini messi pure in puntata, quindi questo non lo sapevo, figuriamoci. E loro hanno molto criticato il fatto che comunque io fossi troppo scosciata e quant'altro. Ragazzi, io ho 20 anni. Ragazzi, veramente, detto, ad oggi non ho una famiglia, non ho dei figli, ho un bellissimo fidanzato, quindi ho, tra virgolette, il fisico che me lo permette, ma soprattutto gli anni che me lo permettono, quindi secondo me avere un centimetro in meno di stoffa addosso non rende una persona più brava di un'altra o meno brava di un'altra. Certo, questa era la prima cosa, però accanirsi pesantemente, soprattutto poi le critiche venivano da persone più grandi, mi dispiaceva, perché sono persone che hanno già vissuto e dovrebbero capire il mio
vivere i 20 anni, perché alla fine ho 20 anni nonostante tutto, nonostante tutti, quindi facciamoci una risata, ragazzi, ma sono veramente da ridere, anche perché ridere. Io vi vorrei vedere a tutte voi prima che uscite di casa, ecco. Sarete come me, se non peggio, quindi divertiamoci. Alessia ha una qualità che io le dicevo prima quando, insomma, non eravamo in diretta, e lo replico qui in diretta, che è una ragazza molto chic nei modi di fare. Lo condividete? Vedi, la fanno su tutto con la testa. Aldo l'ha detto prima, sì. Ha proprio questo charme, questo glamour nel muoversi, neanche nell'abbigliamento. Poi so che questo è di Aldo, ma lei lo porta in maniera splendida. È una ragazza fine, è una ragazza molto fine, quindi questo ce l'hai tu, perché è una qualità innata, credo, che tu hai, quindi ti puoi permettere, a parte la tua età e tutto ciò che ne consegue, di portare quello che ti pare, perché non sei mai volgare per come è lei, no? È vero? Ecco, e allora, siccome è giusto che i nostri Palmarota si bevano un caffè, mandiamo un brano, eh? E poi torniamo con i messaggi delle fan e i saluti. Eccoci ancora qui di Radio Maramarao, News All Music, questa domenica. Sono le ore 18:26 e loro sono qui, tra l'altro si chiacchiera, si mangia cioccolata, con Alessia e Aldo. È vero, ragazzi? Alessia ne mangia di più di cioccolata. Vi racconto un aneddoto che ho appena visto. Allora, loro avevano un pezzettino di cioccolata, avete presente il Twix, no? Quella... Loro se lo sono, per dividerlo, lo hanno diviso con la bocca. Vabbè, nemmeno, tipo Ghost. Tipo Lilli e Vagabondo. Tipo Lilli e il Vagabondo. È una però, scena a cui ho assistito. Lilli e Vagabondo erano un po' più delicati. Lei mi ha strappato il labbro perché per mangiare il pezzo più grande. Infatti. Quindi è stata proprio con grande naturalezza hanno fatto questa cosa. Non so, le ragazze lì non le hanno viste, mi dispiace per voi, ma io l'ho visto, avete capito? A me manca un pezzo di labbro. È vero. Ragazzi, mi fa molto piacere avervi qua oggi, veramente, perché è piacevole parlare con voi. Siete propositivi, no? E quindi è bello, tantissimi messaggi arrivati dai vostri fan. Ovviamente qualcuno vi fa piacere leggerlo, perché sono numerosissimi. Mi scuso già adesso, perché leggerli tutti è praticamente impossibile, perché sono veramente infiniti. E allora ve ne leggo alcuni, almeno i loro saluti. Allora, l'admin tua, credo, Aldo, che ti scrive: ciao Aldo, ciao Ale, sono una delle tue admin, Marika. Sì. La conoscete? Sì, la conosco. Ecco, non voglio domande, lo lascio fare ai vostri numerosissimi fan, ma dirvi solo che oltre ad essere felice per voi ed orgogliosa di sostenere una persona fantastica come te, Aldo, vi auguro solo il meglio per voi. Grazie mille, Marika. Poi Teresa ha parlato: Madonna, ciao amori miei, tra una settimana ci vediamo, non vedo l'ora. Dove vi vedete? Tra una settimana dove siamo? A Napoli. Ah, ad Aversa. Avete capito, ragazzi, andate tutti a Napoli tra una settimana, guarda che là sono ad Aversa tra una settimana. Sì, insieme andrete? Sì. Insieme, sì. La prima insieme. Ah, la prima ospitata, la prima uscita, insieme? Sì. Bello, un po' l'ansia. È vero. Vi adoro con tanti cuoricini. E poi Tonia di Genova: ciao cuccioli, ringrazio Non Succederà Più per darmi la possibilità di dirvi qualcosa. Da subito mi siete piaciuti, vi ho seguito fino alla fine e anche fuori dal programma, e lo faccio ancora. Farete ora di una Napoli? Sì. Sì, sì. Lo faranno la terza. A più presto organizzeremo. Quindi vi potrete informare ovviamente sulle loro pagine dove saranno. Le Aldessia: ciao, sono la ragazza di ieri che è entrata nello stanzino prima della serata. Quella che per poco si sente male. Ve la ricordate? Sì. Sono contenta per voi, un forte abbraccio, tanti cuoricini. Sta sentendo male la ragazza? Sì. Succede anche di questo. E poi Rosalba Azzarone: ciao Pulciari, sono Rosalba, una vostra sostenitrice da sempre. Vi stimo, vi amo tantissimo. Siete unici. Ah, Ale, mi dicono sempre che alcuni atteggiamenti uguali ai tuoi. Sarà destino? Porella, cioè, quanto te ne dicono anche a te allora? L'importante è finire bene. Aldo Palmieri e Alessia Camarota: siete la perfezione, Pulciari Baddy. Quindi Pulciari inteso per la questione di Roma, Baddy credo per la Sicilia. È vero? Baddy, come si dice? Baddy. Ma com'è, Alessia? Dice un po' in siciliano, Aldo. Bedda.
E poi ancora Carlotta Luccioli, Ilaria Muserra, Francesca Pianto, Rosa Durante, Giada Busa, Fiore Vitiello, Simona Madonna. Ciao Pulciari, come vi aspettate il vostro futuro? L'abbiamo detto sì, prima, da. Insomma, è un futuro roseo, sarà, è vero? E poi ancora Gloria Rau, buon pomeriggio principessa Cama e soldato Palmieri. Mi chiamo Gloria e sono siciliana, proprio come il soldato, abito a Paternò, provincia di Catania. Paternò, sì. Paternò. Francesca Bontempo, Consiglia Mozzillo, Marina Maiullo, Alessia Cioffi, Francesca Carbonara, ciao Aldo, 10 anni e sono una tua grandissima fan. Anche pure 10 anni, vedi, Fan di tutte le età. Mary Sofì, Michela Sportaro, Simona Bonanno, Cristian Alessia Ciaramelletti, Augello Stefania, Maria Ros Masci, Eleonora Donatello, Gioia Admin Pagine. Ciao bellissimi, volevo chiedervi, sono previsti dei raduni con noi fan? Assolutamente sì, dobbiamo organizzarli ragazzi. Dobbiamo organizzarli e le pubblicizzeremo sulle nostre pagine. Organizziamolo qua, Radio Manamanà, Raduno de Palmarota, fuori al giardino, c'è un bel rinfresco quando sono belle giornate, viene tutto in costume voi qua dai 6 di mattina e facciamo il raduno dei Palmarota, se vi va noi vi facciamo questa proposta. Vediamo di organizzare piacere, con l'estate lo facciamo volentieri. Poi Amministro Pagine, ciao Cuccioli, vi saluta. E poi Chiara De Filippi, Cristian De Gioia, Loredana D'Addario, Annalisa Cerino, Debbie Carlo e poi ancora Rosa Pane, Giorgia Melzi, Michela Sportaro e tutte le ragazze che sono al di là del vetro. Sara Corsetti, Chiara e le sorelle Luffarelli, è vero? Che vi salutano e vi seguono sempre tanto tanto. Grazie mille. Ragazzi, prima di salutarci, sforiamo qualche minuto che si può, regia, oggi sei Palmarota e facciamo così. C'è una canzone, allora ci sarebbe la canzone della scelta che è quella di Pink, sì, per salutarvi. Ce n'è un'altra che volete sentire a parte questa? Questa dedica, ovviamente. Voglio una dedica in diretta. Allora, ecco, io voglio una dedica d'amore, prego. Che dediche ho fatto? Che dedica? Aldo, non fanno mai male. Allora, una dedica d'amore, con una canzone che il caro Tiziano metterà, con calma ovviamente, state a far sudare, facciamo sudare il nostro regista, che il nostro Tiziano ci metterà quando tra poco vi saluteremo e poi rientreremo con Pink per tutti i Palmarota meravigliosi connessi, sta pensando, che gli diciamo ad Alessia? Che è una canzone di Emma Marrone. E già qua giochiamo in casa, perché noi Emma ce la adoriamo. Amami. E ce l'abbiamo. Amami, quella di Emma. Amami. E la dedica? Più di questo ci allarghiamo dopo pretendiamo troppo. Allora, noi chiudiamo con Amami. Prima di salutarci, ragazzi, io, ecco, la mettiamo intanto in sottofondo. Io voglio ringraziarvi per essere stati qua, ovviamente, spero innanzitutto che voi siete stati a vostro agio in questa domenica. Sì, assolutamente sì. Per me è fondamentale. Era la prima volta, non pensavo. La prima volta, prima volta in radio. Sì, non pensavo di riuscire comunque ad affrontarla. Mi sono trovato abbastanza bene. Bene, vi siete divertiti? Sì. Così, insomma, questo è anche un modo poi per parlare in maniera più diretta, perché poi purtroppo spesso e volentieri con le interviste le cose vengono un po' travisate. Qua avete parlato voi, quando poi si parla in maniera diretta con i faccia, è poco, no? Da fraintendere. Quindi a me fa piacere che voi siete stati qua. Ripeto, Repio, che siete una coppia bellissima. Tenetevi stretti, ragazzi, tenetevi stretti. Perché oggi è difficile avere questo amore. Tienimi stretto. Tienimi stretta. Come me non la trovi. E ovviamente, visto che voi siete a Roma, poi ci coordineremo anche con il vostro staff. Veniteci a trovare nuovamente prima della chiusura estiva di questa trasmissione che chiuderà a luglio. Guarda quelle. Chiuderà a luglio. E poi riprenderà a settembre. Farebbe piacere che tornate, no? Per aggiornarci sul tutto, visto che vivete a Roma ufficialmente. Sì. Alessia, lo sappiamo, anche Aldo. Sì. Eh?
Sì, io mi sono accasato da lei, diciamo. Un siciliano a Roma, ormai. Un siciliano per le vie di Roma. Un siciliano per le vie di Roma che gira all'impattata per Roma, è sì, vero? Sto sempre col telefonino lì, col tom-tom. Sempre col tom-tom, a cercare la via giusta. State. E poi, soprattutto, se vi fa piacere, facciamo sto raduno dei Palmarota qua, eh? Vi va, ragazzi? Ci proviamo e ci facciamo questo raduno tanto richiesto qui nei studi di Radio Manamana. Ok, perfetto. Dai. Un saluto ai Palmarota, ai vostri fan. Ciao ragazzuoli. Ciao. Ciao ragazzi, grazie ad Alessia e ad Aldo. Buona domenica. Ciao. Buona domenica. Ciao. 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 Radio Manamana. All news. All music.